nel primo tempo abbiamo meritato di vincere, cioè più di 1-0, e siamo state bravissime alla partenza. Secondo tempo magari abbiamo sentito un po' sulle gambe, dobbiamo ricordare che siamo una squadra completamente nuova, c'è ancora bisogno di tempo di conoscerci, ma questa è andata, subito c'è la sosta per la nazionale, quindi poi pensiamo alla prossima. Sì, sono felice per il gol, di sbloccarmi subito, diciamo, è venuto da nulla, ho rincorso una palla e mi ha ripagata con il gol. Sì, ovviamente è difficile cambiare così tante ragazze, e ci è voluto un attimo di più in preparazione, e forse si vede anche in campo che il nostro gioco piano piano sta arrivando, e ci vuole solo tempo e su questo lavoriamo e lottiamo sempre. Sì, siamo su una buona strada e ci siamo conosciuti tanto in questa periodo di preparazione, e c'è ancora qualche ragazza fuori con l'infortunio a lungo tempo che ci aspettiamo presto per fare la differenza. Però è un bel gruppo che sia dentro e fuori del campo, vogliamo lottare una per l'altra, quindi andiamo avanti. Vogliamo fare il prima possibile i primi 3 punti, quindi pensiamo alla prossima partita. Che ci mettiamo questa determinazione, questa voglia di perdere un po' che di partite. Ho detto questo perché la partita è stata molto entusiasmante, giocata bene sia da parte nostra che da parte della Sampdoria. Diciamo che potevamo vincere noi, hanno vinto loro, però noi dobbiamo andare avanti. Siamo un cantiere aperto in questo momento perché abbiamo cambiato tantissimo, ci abbiamo messo tantissime ragazze giovani, il gioco comincia a vedersi, io sono molto contento nonostante la sconfitta per l'impegno che le ragazze hanno messo in campo oggi e che stanno mettendo negli allenamenti, quindi dobbiamo continuare su questa strada perché di partite se giochiamo così ne perderemo poche. Il segreto è il lavoro, cercare di mettere più nozioni possibile durante gli allenamenti in testa alle ragazze e continuare in questo percorso che è iniziato un mese e mezzo fa. Le ragazze lo stanno facendo con grande entusiasmo, si sono già visti tantissimi miglioramenti su tante giocatrici, logicamente non si può avere tutto subito, quindi ci vorrà del tempo, come ci abbiamo messo del tempo a costruire una squadra che fino all'anno scorso era una squadra importante, adesso questa lo diventerà nel tempo, perché abbiamo delle caratteristiche che possiamo mettere in campo e che dobbiamo migliorare. A me piace il trequartista, quando giocavo lo facevo spesso, quindi mi piace quel ruolo, è stato un po' abbandonato nel tempo da parte di tanti allenatori, però se appena appena c'è la possibilità, trequartista mi piace perché dà fastidio tra le linee. E Moracca è una giocatrice molto talentuosa, sa calciare sia col destro che col sinistro, e quindi dobbiamo lavorare tanto in fase offensiva perché in questo momento siamo un po' leggerine, però ci arriveremo. Abbiamo secondo me la difesa e il centrocampo solidi, però davanti, come ha detto le ragazze, loro questo lo sanno, che dobbiamo lavorare tanto per poter fare i gol, per farci vincere poi le partite. E intanto abbiamo questa sosta della nazionale dove andranno via 12-13 giocatrici e quindi faremo un po' gli allenamenti con la rosa un po' più ristretta. E detto questo, la prepareremo al meglio perché abbiamo una trasferta importante come quella di Parma, dove ci teniamo a fare punti e cominciare a costruire una nostra casa piano piano partendo dalle fondamenta.